Stiamo entrando nel carcere minorile di Nisida, a Napoli. Lasciamo il mare fuori. Il carcere minorile di Nisida è tutto in salita, su una roccia verde a picco sul mare, sempre aperto come una continua speranza, che si deve riconquistare arrampicandosi lungo i costoni di queste mura. Questo spazio è dedicato all'incontro dei ragazzi con i loro bambini. Da tempo noi cerchiamo di lavorare con i ragazzi sul tema della genitorialità, cercando di stimolarli a definire una loro identità genitoriale che possa in qualche maniera anche rivisitare i modelli che hanno ricevuto. Nisida è come un ultimo confine che lascia ancora aperto un estremo margine per ricominciare. Un carcere dal volto più gentile, ma sempre un carcere dove riscatto e ricaduta duellano ogni momento. Giù, laboratorio di edile. E tu dove lavori tu? Sì. Che si impara lì? Tutto, si imparano tante cose. Ti piace farlo? Ti piacerebbe farlo un giorno, quando esci da Nisida? Sì, sì. Quanti anni hai? Fra poco 19. Da quanto tempo stai qua? 2 anni e mezzo. Lo sai quando uscirai? Sì, 2028. Quindi alla fine quanti anni ti farai di carcere? 7 anni e 2. Sono brutti errori e li stiamo pagando piano piano con la giustizia. È una brutta cosa perché ti perdi tutti gli anni della tua vita. Questo è il laboratorio di ceramica di Nisida. Questo è San Gennaro. Poi facciamo la veduta di Napoli, Mastrangiolino. La maestra mi ha insegnato molte cose, sono diventato bravo e mi ha assunto a tempo determinato. E ora sono un dipendente della cooperativa Nesis. Quando sono entrato qua avevo 17 anni. Non è che devi nascere a forza nel posto sbagliato per sbagliare, perché puoi nascere anche nel posto giusto. Se sbagli, sbagli sempre, se vuoi sbagliare. Anche tu sei un aspirante pasticcere? Ma mia passione, mi piace. Quanti anni hai? 24. Come sta andando? Bene, mancano 5 giorni, ho finito la pena, me ne vado. È un po' d'ansia? Sì, un po' d'ansia, già. È normale che, cioè, dopo tutto questo tempo qua dentro esco, devo riniziare tutto da capo, dal lavoro. Io sono fortunato perché ho imparato un mestiere, quindi saranno difficili i primi mesi, poi è tutto in salita. Poche ore trascorse a Nisida e si comprende che la prigione si insinua dove la testa cerca di fuggire, come un brutto ritornello che si mischia ai pensieri e alle parole. Questo è un posto che qua siamo proprio, qua siamo a mare, li porto a mare qua. Qua è liberazione di testa, diciamo. Diciamo si vive un po' di, noi viviamo un po' di pregiudizi, diciamo, perché comunque come se ti chiudessero le porte, che diciamo tu sei stato a Nisida, sei un criminale a posto, non puoi, e fa solo criminale, diciamo. Perciò dico, è sempre anche il mondo di fuori come ci accoglierà poi dopo. Che se chiudi la porta a un ragazzo, diciamo, non gli ha chiuso la vita al ragazzo, anche se il ragazzo vuole cambiare. In cucina c'è Peppino, è il cuoco del carcere dal 1978. 2 anni fa il presidente Mattarella lo ha insignito del titolo di commendatore per il suo impegno nel sociale. Ti aiutano questi ragazzi? Sì, mi aiutano moltissimo, perché poi hanno tutti gli interessi a imparare. Perché imparare il mestiere. Un mestiere, specialmente il mestiere, che oggi questo mestiere vale. Cioè, senza far niente non possono stare. Oggi la geografia penitenziaria di Nisida è cambiata. Con l'arrivo di detenuti immigrati la convivenza è più complessa e si verificano nuove criticità. Molti di loro arrivano che raccontano un abuso di psicofarmaci in dosi abbastanza massicce, e questo naturalmente fondamentalmente soddisfa un bisogno di sedazione che questi ragazzi hanno. Chi ha conquistato l'ambito articolo 21 della semilibertà lavora fuori dal carcere come giardiniere o in un servizio di catering che si chiama Monelli tra i fornelli. Sono più o meno 18 anni che vivo qui in Italia. Hai figli? Sì, 2 figli. Quanti anni hanno? Il più grande ha 5 anni e la più piccolina 1 anno e 4 mesi. Quanto ti manca per uscire? 4 mesi. Tra 4 mesi quindi rivedrai i tuoi figli? Sì, 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 sì. Poi mi sono qualificato la qualifica di cuoco e vorrei trovare solo un lavoro.